Ciao a tutti, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Hobby Fortnite. E anche in questo appuntamento andiamo a scoprire quali sono le ultime attività svolte da Omnivis nel corso delle precedenti 2 settimane, ma anche quali novità ci sono a livello legislativo e che i nostri esperti di Omnivis hanno riproposto per voi. E partiamo come al solito dall'area video e vi mostriamo il contenuto che abbiamo scelto per voi. Per quanto riguarda l'area video, abbiamo scelto un video particolare realizzato da Simone che ci porta a spasso insieme al diritto amministrativo, ovvero durante una sua passeggiata, Simone ci racconta come il nostro mondo, il nostro contesto sia ricco, pieno di diritto amministrativo, spesso e volentieri senza che noi ce ne rendiamo conto. Ascoltiamo una breve intro per capire la tipologia di video. Aspetti del diritto amministrativo. Vediamo un po' se attuate. Intanto pulisco un attimo la telecamera. Ecco qua, ora meglio. Allora, vediamo un po' se vedete. Allora, i beni del patrimonio comunale. Questo è senz'altro corretto. Ora il concetto patrimonio inteso in senso atecnico, noi sappiamo che quando parliamo di beni. Ecco, il video completo lo trovate sul canale YouTube di Simone o anche tramite il link presente sulla versione testuale di Hobby Fortnite. Per quanto riguarda l'area concorsi, invece abbiamo scelto il nuovo bando pubblicato all'Agenzia Dogane e Monopoli, che a distanza di un anno e mezzo, più o meno un anno e mezzo circa dall'ultimo bando di concorso, avendo nuovamente bisogno e necessità di dover assumere personale, pubblica nu due nuovi bandi per l'area 2 F3 e l'area 3 F1, ovvero quindi 640 posti e 340 posti, cui possono partecipare sia diplomati che laureati, uno per laureati e l'altro anche per diplomati. Inoltre, nella community di Omnivis, come vedete, potete trovare anche tutti i corsi di formazione specifici realizzati da Simone Chiarelli e da Omnivis proprio per l'Agenzia delle Dogane, in modo tale che possiate prepararvi nel miglior modo possibile all'esecuzione delle prove. Per quanto riguarda invece l'area community, abbiamo scelto il post di Rosanna che fa una domanda sul documento unico di programmazione e in particolar modo chiede: la sezione strategica del DUP è soggetta a controllo strategico politico? Da chi viene svolto questo controllo? Posso considerare come controllo strategico anche il controllo operato dai consiglieri di minoranza sul programma di mandato del sindaco? Una domanda quindi che Rosanna pubblica sul tema del TUE, del testo unico degli enti locali, e in particolar modo anche sulla programmazione degli enti locali, quindi sul documento più importante che viene riportato anche dal decreto legislativo 118-2011. Una domanda a cui ancora però non è arrivata nessuna risposta da parte degli altri esperti della community o comunque anche di Omnivis stesso. Chiudiamo infine questo appuntamento di Hobby Fortnite con l'ultima sezione, quella dedicata alle sentenze, agli articoli e ai commenti. E la chiudiamo mostrandovi un video che ha realizzato Simone in tema appalti pubblici sul soccorso procedimentale negli appalti. Un soccorso procedimentale che bisogna fare attenzione, non deve essere confuso con il soccorso istruttorio. Su questo argomento ha lasciato una sentenza il Consiglio di Stato, la sezione quinta,
la sentenza numero 7353 del 2022. Ascoltiamo una breve intro del video di Simone che, vi ricordiamo, potete trovare come sempre all'interno del suo canale di YouTube, ma anche nella versione testuale di Hobby Fortnite. Salve, ben trovati a questo appuntamento che periodicamente riprenderemo sempre con maggiore intensità di approfondimento, partendo in alcuni casi da una specifica sentenza o un provvedimento normativo. In questo caso parliamo del soccorso procedimentale, prendendo come spunto la sentenza del Consiglio di Stato, la 7353 del 2020. 22. Vediamo allora che cos'è, a cosa si riferisce e perché può essere utile come momento di studio, di ripasso e di approfondimento. Intanto un buongiorno a chi sta seguendo in diretta questo commento. Bene, ci avviamo quindi alla conclusione di questo appuntamento. Vi ringraziamo per averci seguito e vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Hobby Fortnite previsto fra 2 settimane. Grazie, arrivederci e buon weekend a tutti.